Coppa anche davanti alla base militare americana di Camp Derby tra Pisa e Livorno. Vogliamo contrastare la logica di guerra che ci imperversa e che è estremamente pericolosa di questi tempi, perché esistono le armi nucleari che per ben 9 volte ci hanno costretto a vivere vicino al rischio di una conflagrazione nucleare, e vogliamo contrastare la politica delle basi militari e delle che ospitano le bombe nucleari funzionali a questa guerra in corso. Il presidio a cui hanno partecipato alcune decine di manifestanti qui ha un motivo in più. Certamente, intanto perché c'era in progetto uno smantellamento di questa base di Camp Darby, e invece ci siamo accorti che nell'ultimo anno e mezzo è stato stravolto questo progetto, e anzi è stato potenziato, e ora si ha in progetto, no, i lavori dovrebbero partire tra poche settimane per l'ampliamento della base, la messa in atto di un tratto di ferrovia che colleghi la base con la rete ferroviaria italiana, e questo produce evidentemente un aumento del traffico di armi nel territorio pisano-livornese. E poi c'è la questione delle navi, che c'è una linea che è costituita da 3 navi che fanno la spola tra il porto di Livorno, che è nuclearizzato, e i 3 porti del Medio Oriente per portare armamenti. E allora adesso cosa chiedete alle istituzioni, anche quelle locali? Chiediamo che ci sia l'immediato fermo di questi lavori, cioè sono lavori devastanti anche da un punto di vista ecologico, 1000 alberi buttati giù significa cambiare proprio la morfologia di un territorio, e in più voglio dire smascherare l'ipocrisia di chi, istituzioni che in questi anni hanno costruito ponti d'oro per questa base militare. Dà anche lavoro però la base. Dal lavoro, a parte sono stati ridotti drasticamente anche i numeri della base per volere statunitense in questi ultimi anni, pensavano, noi no, non l'abbiamo mai pensato, a una dismissione della base. La base si sta potenziando e ogni posto di lavoro in questa base significa migliaia di morti in altri luoghi del mondo. Noi chiediamo una riconversione a scopi civili con un ampliamento di lavoratori che possono star qua dentro. Come era nelle...